Questo è mezzo, saliamo. Innanzitutto proviamo a accenderla. Ok, quindi giro, il cavalletto è già su, il pulsante è questo qui. Prima specchietto, regoliamo un po'. Ciao Andrea, ci sentiamo. Grazie mille. Bicicletta! Beh, direi, prime sensazioni è così, una bicicletta, come dicevo prima, è super divertente, molto facile, molto, molto maneggevole, e devo stare un pochettino attento anche perché ha su delle tassellate e in curva non la sento molto stabile, diciamo, però credo che sia anche dovuto alla sua leggerezza e anche al suo comportamento così impulsivo nel momento in cui apri il gas. Acquisto azzeccato, direi. La moto ha 6.999 km, quindi fa i 7.000 km con me. Pensare a una moto di 20 anni con in questo stato. Bello acquisto. Adesso pensiamo a divertirci, dovrò comprare un po' tutto, gli stivaletti, le protezioni. Ecco, io che sono alto 1,87 mi vedo un po' con le gambe particolarmente rannicchiate. Ti viene voglia di sorpassare tutti. Ha una bella elasticità, la potenza la si gestisce benissimo. Ovviamente non ci sono protezioni dall'aria, però insomma non sono moto per andare forte. Ho sbagliato strada. Robby! Torna indietro! Poi speriamo di andare a fare qualche giretto con gli amici del Tassello Monello, una banda di scalmanati, ma bravi ragazzi, bel gruppo che si girano tante zone vicino a casa mia, comunque sostanzialmente provincia di Brescia, le nostre valli. E comunque questa cavallina qui mi sta facendo divertire. Non ho ancora capito, ma quante marce ha? Poi non ha il numero dei giri, non vedo niente, boh. Quinta, quarta, sì, terza, ne hanno 5 allora. Beh, comunque sì, dai, a 47 anni prendersi un TT come seconda moto è un po' da pazzi, dai. Quando ho in mano il GS mi salutano, adesso che ho in mano il TT ignorante nessuno che mi saluta. Mamma mia ragazzi, che mondo strano. Giocattolo, provalo un attimo. Però mica va a provarsi da... E questa è la sua, come si chiama, Tracer.
MT09. Un bel mezzo però, non pensavo. Tenuta direi in maniera perfetta.